Caro diario della Lucara Fico Piscio, dopo 3 anni alla guida della fondazione mi ritrovo seduto sul letto a 4 piazze, quest'umile cameretta d'albergo extra lusso, un comodino, una bottiglia di champagne e la vista tristemente panoramica sull'oceano Atlantico. Stanco, cansato, molto cansato come dicono qui a Buenos Aires. Caro diario, oggi voglio raccontarti una storia, la storia di Paride del cuore impavido. Inizia il giorno in cui il mentore De Filippo, moderno mecenate, attento e premuroso nei confronti dei giovani talenti meridionali, gli assegna una missione alla quale non poteva sottrarsi. E come i grandi personaggi del cinema, Paride di colpo diventa protagonista di una grande storia, eroe di un grande viaggio. Subisce il richiamo all'avventura e si chiede: sono pronto a lasciare la redazione del quotidiano della Basilicata, un posto sì dove a momenti ti staccano la luce, ma dove si scrivono pagine importanti di storia, l'eterna lotta intestina tra i potentiti altolocati provinciali e i materati radical chic europeisti. Paride subisce il rifiuto del richiamo all'avventura, insomma, ma ormai già sul pianerottolo e la porta del quotidiano chiusa alle spalle, è troppo tardi per voltarsi indietro. A malincuore lascia il mondo ordinario della sua redazione, dicendo a se stesso: se proprio sono così indispensabile, se questo è il calice amaro da bere per la salvezza delle genti lucane del cinema, che il mio destino si compie. Osannato da chi lo disprezzava e disprezzato da chi lo osannava, Paride attraversa la prima soglia, incontra gli operatori della Basilicata, brutta rogna. Lucara Fecobisci? E Nicola Dimbone. Oh Nico, che buo. Senti, c'è una nuova produzione internazionale. Nico, non ho ancora fatto colazione. E ci ha chiamato un grosso produttore americano, ha chiesto come fare tax credit, tax shelter, non ho capito, tax? Vabbè, senti, gli operatori lucani mi hanno mandato una lista di richieste, vogliono 7 teatri di posa, un bando di finanziamento da 10 milioni di euro. Senti, Nicola, sono cansato. Perché sei incazzato? No, cansato, stanco. Stanco di tia, della Lucana Fancommission, di sti camere d'albergo, di sti feste e panorame mozzafiato e del fatto che mi rubi il look dandy. T'ho visto al TG3 ieri con un foulard fucsia. La televisione prende pure l'Argentina, che ti credi? Parite, tu non ci sei, ho solo cercato di fare le due veci con un look frighettone. Vabbè, state buone. Ci vediamo settimana prossima in Messico a Tijuana. Brutta rogna, dicevamo. Infatti, perché come Paride viene dalle primordiali sanguigne terre calabre, non è facile il confronto con un popolo altezzoso e ambizioso come quello locale. Si trova più volte naufrago nel moto ondoso, assediato da una ciurma assetata di sangue e di viscere. Veri e propri black cells in sassa ionica. Troppi nemici, dicevo, e lo strappo da potenza centrale è duro da digerire. E allora Paride approda a Roma, forti alleanze cacio e pepe, un balletto di salotti e feste e proiezioni. La grande bellezza non è un film, esiste veramente. Berlino e Cannes, beh, lì si fa il cinema con 4 cazzi. Paride si sente un pesce fuor d'acqua e, armato di umiltà e spirito di intraprendenza, distribuisce bigliettini da visita, brochure, spillette, molto apprezzati, ma niente mance per il direttore. E allora prosegue per San Pietroburgo, dove si confonde cinema e cucina, pizza e fighe in salsa pisticcese, freddo, acqua e vento, peregrino errante. Lisbona, baccalà e profumo di oceano, è ora di scommettere lontano. Ed eccoci qua, caro diario della Lucana Fico Bisci, ai confini del mondo, Buenos Aires. Stanco, cansato e ancora stanco. Il viaggio dell'eroe è solo a metà percorso. Stamattina
Mi aspetto un convegno sul cinema lucano nel mondo. Ma come da rito ho mandato il certificato medico. Rimango a letto. Sogno stanco. Sogno stanco. Cansato. Cansato. Cansato.